Ascolta, Sì. dobbiamo aprire il 17 se non sbaglio. Questo. Bravo! Questo è proprio il 17, bravissimo. Diecisette. È l'albero di Natale. Beh, siamo quasi arrivati. Sente l'albero di Natale, quanto lo scommetti? Bellissimo. Vedi mamma l'albero, hai visto? Domenica 17 dicembre, 17° giorno dei Vlogmas! Buongiorno! No, basta! Basta, ti viene la super diarrea! Allora, stai, basta, ho detto mamma. Amore, tirati giù le maniche. Allora, mi devo lavare i capelli e vado subito a provare i nuovi prodotti buonissimi che mi ha mandato la mia amica Stefano. Basta. Allora, Stefano, ho detto basta, mi fai cascare la macchinetta fotografica. Io sono curiosissima di provare la maschera di questa linea, eccola qua. Però non so se va fatta prima e poi sciacquare. Vediamo, Allora, questo cos'è? Allora, un attimo che mi sono arrivati WhatsApp, mio cugino e mia madre. Ti prego, mamma, quando li trovi me li devi assolutamente dare. Ti scongiuro, sbordella, ma trovameli, ti prego. Stamattina mi sono ricordata che io avevo questi e ero sicura al 100% che mia madre non li avesse buttati. E infatti non mi ha deluso. Quanti di voi avevano il bruco luminoso che si illuminava la faccia? Però non mi ricordo come si chiamava, porca miseria, sono tutta la mattina che sto tipo cercando su internet il nome, ma non me lo ricordo, quindi scrivetelo giù perché non mi viene in mente. Comunque stavo dicendo che mi voglio lavare i capelli. Sto nuda? No. E allora, però non so, mia madre. Ma come ti sono venuto in mente? Non ho capito da dove ti è uscita sta cosa. Perché ogni tanto io vado a vedere tipo i video degli anni 80, le pubblicità anni 80, i giocattoli anni 80 e stamattina, fatalità, mi è capitata sta cosa e ho detto no, questo mamma ce l'assicuro. I Luciotti, brava, non mi veniva in mente. E invece tipo il grillo parlante ce l'avevamo noi, tipo quella specie di computer, il grillo che faceva scrivi. Vabbè, non mi ricordo, tipo il grillo parlante da Clementoni, era tipo un computerino rosso. Cioè, l'ho visto su eBay, costa tipo 70 euro, un botto. Si chiamavano i Luciotti. Allora, io sto cercando ancora di capire. Ok, questo è lo shampoo. Quindi, come regola, questo dovrebbe essere il balsamo e questa invece è la maschera. Allora, io direi che mi faccio la maschera, la tengo un po' e poi mi faccio lo shampoo e poi metto questo, applicare sui capelli tamponati. Ah, questo non va risciacquato. Allora no. Allora devo fare shampoo, maschera, la trattengo un po' nel capello e poi questo prima della piega. Mo ci provo. La mia amica mi ha comprato questi perché c'è scritto Fiber Strong, perché sa che ero disperata, perché avevo i capelli che non... Cioè che ho tipo due capelli in testa. Comunque col Bioscalin sta migliorando la situazione, ma non me ne cadono più, ma il rinfoltimento ancora non è avvenuto, quindi mi ha comprato sta roba perché sapeva quanto c'avevo sto gruccio, ecco. Devo stare così almeno 10 minuti e ho tutte le intenzioni di starci, ve lo dico proprio sinceramente. Ho bisogno di prendermi il mio relax e lo farò. Adesso io metto a posto solo questi, i piccetti dei Fibi, e mi voglio veramente rilassare. Ci provo almeno. Oggi è una bellissima giornata, ma veramente una bella giornata. Non credo che faccia neanche tanto freddo. Io sono le 11, mi sono lavate i capelli, ma non piastrati, soltanto fonati. Perché non avevo proprio voglia. Adesso però devo alzare un attimo lo sportelletto. Ok. Madonna ragazzi, ho delle occhiaie pazzesche. Questa sarebbe l'ora del mio caffè, ma io mi sa che mi faccio una tisana invece del caffè. C'è pochissima luce, mi vedete? Sì. Voglio iniziare a fare un po' di ragù. Si è bloccato l'aspiretto. Sì.
Eccomi, stavo dicendo, voglio fare il ragù, non con tutto il macinato che ho, però una parte, perché comunque gliela voglio lasciare pure un po' a Lillo. Ma l'ho comprato il macinato? Un ragù, un cacchio, non ho comprato il macinato. No, vabbè, ma io non so normale. Niente ragazzi, niente macinato. Perché, cioè, niente ragù perché non ho comprato il macinato. Eppure io la confezione del macinato l'ho presa. L'avrò riposata? No, vabbè. No comment, no comment. Vabbè, allora mo mi mangio un po' di frutta secca. A pranzo faccio la pasta col salmone. Però non ho la panna. La faccio senza la panna. Che una volta succederà qualcosa. Madonna, ditemi che c'è un po' di panna. Ho preso una nocchia cattiva. Vediamo un po' se c'è la panna. Dimmi che non è scaduta. Se è scaduta la usiamo lo stesso. È scaduta questo. Grazie. Ma è panna, non credo che si possa usare, è chiusa. Vabbè, la apro e sento com'è. Poi qui c'è scritto preferibilmente. Se io preferisco consumarla a dicembre, posso scegliere io. Ho appena pulito l'Eufy. La manutenzione è importantissima. Ok, se siete schifettosi, girate, non guardate. Ma questo è quello che ho tirato fuori da, appunto, l'aspirapolvere robotica. Pronti? Dunque, vabbè, questo è il mio guanto che ho appena tolto. Faccio tutto un lavoro di forbici per pulire i rulli, quindi c'erano capelli arrotolati. Ma questo è quello che ha raccolto. Considerate che io l'accendo tutti i giorni. Tutti i giorni. Questo è quello che ha raccolto in circa 10 giorni. Guardate, e casa sembra pulita. Di tutto e di più, tempere, capelli, di tutto e di più, veramente. Credo che possa bastare. Questo lavoro va fatto. Considerate che appunto ogni 10 giorni, potete arrivare pure a 15, ma ve ne rendete conto che l'aspiretto non gira più molto velocemente, si blocca più facilmente e manda cattivo odore, ma manda cattivo odore quando già sono 25 giorni che non lo pulite. Io sto attenta e considerate che ogni 15 giorni devo fare sto lavoro, però è acceso di continuo. E considerate che io ieri ho anche passato l'aspirapolvere e il battitappeto. Quindi continuo ogni tanto a dirvi sempre qualcosa più riguardo al mio. Ma considerate che in commercio ce ne sono tantissimi. Questo mi sembra che stava all'incirca sui 200 e qualcosa. Non ricordo se 2,50 o 2,99. Comunque siamo in una fascia intermedia di prezzo, perché ci sono che costano molto meno. Ma non mi sentirei di consigliarlo, perché comunque secondo me questi più vai avanti con la fascia di prezzo e più sono wow. Ci sono quelli addirittura con i sensori, che se metti un sensore in un punto quello non ce va, invece il mio va un po' dappertutto. Però io ripeto, mi ci trovo bene. Tanti mi dite, me lo consiglieresti? Sì, cioè ve lo consiglio proprio spassionatamente, perché è un prodotto ottimo. Ma non ve sto di per forza il mio. Se vi capita un aspiretto a buon prezzo e lo volete provare, provatelo, perché penso che lo amerete. Adesso, dopo questa mega scozzonata, mi faccio un buon caffè. Voilà. Credo che questa sia una delle più belle canzoni di Natale. Let it snow, let it snow.
Mamma, tieni che te lo regalo il tuo cuore. Che bello! È un arrow con un booster. Grazie! Prego. Grazie mille! Mettetelo. Lo metto qua! Grazie amore mio, da un bacio a mamma! E si va pure trasformare in ogni cosa! Davvero? È un aereo magico allora, è l'aereo dei miei sogni! Sì, in persona, in elicottero, in macchina, in... Ti stai mangiando la gomma alla liquirizia? No, tre gomme alla liquirizia! Dici la boccuccia! Sono medicine perché il dottore mi ha detto che devo mangiare tre e... Vuoi ballare con mamma? Adesso mamma te ne mette solo così, Wow, c'è un profumo. Che freddo. Fuori sì. Gela, ma si gela veramente. Io mi sono messa la sciarpa perché volevo riprendere il tramonto, però quando ho aperto la finestra ho sentito freddo e mo stasera sto tipo in crisi. Aspettate, perché praticamente stamattina mi sono tolta il pigiama con l'idea di lavarlo nell'immediato stamattina e invece avevo già la lavatrice stracolma di panni, soprattutto di Stefano, perché poi dopo non c'ho niente per vestire lui e quindi preferivo mandare da sua, solo che facendo così io non ho assolutamente un pigiama per stanotte, e cioè, ovvero, cioè, ma neanche di quelli di The Zenith, cioè praticamente la mia roba è tutta a lavare perché mando avanti Lillo e Stefano e la mia puntualmente è così. Io allora direi che mi metto sta maglia bianca. Ma se ne metto una doppia, proprio da bacucca, mio marito mi ammazza se vado a letto con due magliette. E quindi vediamo questa e mi metto il sotto il mio bel pigiamone. Questo l'ho preso da qualche sito a scacchi. Vuol dire, ti ammazza con quello? Non ti ammazza? Sì, mi ammazza pure con quello, però sento freddo e quindi... No, poi io lo adoro sinceramente, mi piacciono molto i pigiami maschili, quindi metterò questo con questa bianca sopra. A me mi serve una vestaglia, ma non una vestaglia da vecchia bacucca, una di quelle belle vestaglie morbidose. Dove cacchio le posso comprare? Perché sono andata a vedere da The Zenith con un'amica mia, tra l'altro quando siamo andate c'era un pigiama che se lo trovo ai saldi me lo devo comprare. Era bello, ce n'erano tanti, ma quello ci ha colpito particolarmente a tutte e due, molto semplice in realtà, non c'aveva niente, però era molto bello, quindi mi piacerebbe ricomprarmelo. E io quasi quasi mi spoglio e mi metto il pigiama, perché così adesso sono infreddolita.
Beh, ragazzi, quando uno è sexy anche vestito da sbirulino. Non credete? Devo dire che ho la mia sexaggine incorporata. Sono molto carina. Sì, bagucca rapporto. Praticamente bagucca rapporto, ma sti cavoli. Come vestaglia, c'è il letto disfatto perché ho fatto fare il pisolino a bombolone. Io come vestaglia utilizzerei sempre il mio mega giacchettone, che però ho lavato e quindi da quando l'ho lavato praticamente mi spela da morì. Tra l'altro non era la prima volta che lo lavavo, ma le altre volte non mi aveva spelucchiato. Forse il fatto che l'ho pagato 3 euro tipo. E anche in casa Chiarucci è arrivato l'albero di Natale. Questo è un albero un po' particolare perché è fatto con tutte le palline. Guardate che bello. A quest'albero ci faccio la corte. Vabbè, Stefano ci ha messo i pendenti, vabbè. Faccio la corte a quest'albero da circa 6 anni, credo, 5 anni. Ce l'aveva mia suocera. Quest'anno finalmente me l'ha passato. E adesso la mia idea però è quella di metterci le lucine intorno in modo che rimane un po' luminoso. Non lo voglio lasciare in quell'angolo anche se ci sta molto bene con la parete rossa, ma non ci arriva la prolunga. Amore, levati dall'albero, non arriva la prolunga là. Quindi la mia idea è quella di metterlo qua accanto al divano. Il tavolo lo ripasso lì per il momento. Questa è la soluzione ideale per chi insomma non vuole, no che non vuole, non ha tempo. Stefano, basta, conto fino a te, altri ti riporto l'albero in cantina. Per chi non vuole, cioè per chi non ha tempo di farlo, ormai all'ultimo momento sono veramente contenta di averlo. Poi con le lucine secondo me sarà ancora più bello. Mio marito ha trovato pure un televisore vecchio giù in cantina dalla madre e quindi mettiamo anche quello perché siamo da circa 2 mesi senza la televisione in camera lì. Saranno 2 mesi lì? Ma di quanti anni è sto coso lì? È molto vecchio? No, è uno, forse 10 anni fa. Come quelli nostri, vabbè, il televisore è di 10 anni fa. Stefano, smettila, allontanati dall'albero. Nella fase montaggio di questo video mi sono accorta che la parte dove ero in cucina che sballicchiavo non era a fuoco. Io me ne ero accorta, ma quando poi mi avvicinavo alla fotocamera ero a fuoco, quindi in lontananza non me ne sono accorta. Vabbè, poco male, l'ho tenuta lo stesso. E adesso chiudo questo vlog. Finisco il montaggio e ci vediamo ancora domani con un altro video. Un bacio. Stefano, dai la buonanotte. Vieni qui, non ti vedono. Buonanotte, 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 buonanotte. Horse open sleigh, o'er the fields we go.